Siamo ritrovati ad un nuovo appuntamento con Città Nostra. Nella puntata di oggi parleremo del distretto Ora Fuaretino, ma lo faremo da un punto di vista particolare, quello della sicurezza. Il settore dei preziosi è da sempre a rischio proprio dal punto di vista della sicurezza e purtroppo negli ultimi tempi sono cresciute rapine e furti tradizionali, ma anche quelli con destrezza. Ricordiamo infatti tutti molto bene il titolo del quotidiano La Nazione del marzo 2011 che definì quello alla Salp il colpo del secolo. Affrontiamo questo argomento con i nostri ospiti in studio. Vi presento il Walter Bondi, presidente della Consulta dei produttori orafi aretini per CNA, benvenuto, e vi presento Nicola Tosi, responsabile del settore orafo sempre per eh, CNA. Quindi entriamo nel vivo della puntata. Quando si parla di sicurezza è facile cadere nell'allarmismo, ma qualche quotidiano ha parlato perfino di psicosi. Ma definiamo subito i confini di questa tematica con precisione. Parliamo di percezione di insicurezza oppure i furti sono realmente alla mano? Può rispondere Sono, scusi, realmente in aumento. Può rispondere lei Bondi l'ultimo anno, quello che è appena trascorso, credo che abbia segnato un incremento direi vertiginoso dell'attenzione che certi soggetti hanno così riservato alle nostre aziende. Quindi parlare di psicosi viene anche abbastanza facile, perché comunque abbiamo assistito a un periodo che va dall'ottobre 2010 al marzo 2011, dove appunto ogni fine settimana assistevamo appunto a a furti, eh, peraltro consumati nelle nostre aziende. Quindi ehm, il fatto di doversi sentire nel mirino ha creato sicuramente disagio. A chi, come, come la nost i nostri eh, imprenditori, devono sostenere quotidianamente l'impegno in azienda. Quindi, io credo che mh, più che di psicosi ci siamo trovati a dover fronteggiare un qualche cosa di nuovo rispetto ad un periodo che eh, non aveva visto eh, così, in maniera così forte questo, questo fenomeno. Credo che sia stato fronteggiato anche abbastanza bene. Eh, in virtù del fatto che eh, le istituzioni ci hanno ascoltato e eh, è stato creato uno strumento che ha dato degli ottimi risultati, che è il tavolo integrato per la sicurezza, eh, dove appunto anche noi come imprenditori siamo stati chiamati a dare il nostro contributo, in maniera che eh, tutti potessero capire come, come vive eh, un ORAFO e quali sono le dinamiche di vita di un'azienda ORAFO. Ecco, Arezzo è il principale polo nazionale con... 1271 imprese attive e 9.000 addetti ed è anche il principale esportatore con oltre 1,5 miliardi di euro nel 2010, mentre il distretto di Vicenza si ferma a poco più di 1,2 miliardi di euro. Ecco, gli stati generali del settore Orafo che si sono tenuti nel giugno 2011 proprio ad Arezzo evidenziano un mercato con l'estero stabile o in leggera crescita, mentre in crisi il mercato nazionale Chiedo a Tosi, è una lettura sintetica corretta questa o ci sono delle aggiunte da fare? No, no, la sintesi è chiarissima e rende, in poche parole, in una frase anche piuttosto breve, rende moltissimo l'idea su quella che è la situazione che sta attraversando il distretto Orofaretino. La verità è che in questa fase sta un po' piovendo sul bagnato, la crisi economica di portata internazionale, ormai ne parliamo da, dal 2008, ha colpito in modo particolare il settore dei beni di lusso e in modo ancora più particolare laddove questa produzione è legata un po' alle caratteristiche tipiche della produzione italiana, ma in particolar modo della nostra provincia, che sono quelle legate alla produzione artigianale appunto dei beni di lusso. Cosa è successo? Che in definitiva in, negli ultimi dieci anni, questo è un dato interessante che io aggiungerei volentieri, la produzione ora faretina, io parlo di oro 18 carati lavorato nella nostra provincia, è passata dalle circa 200 tonnellate dei primi anni 2000 alle 50 tonnellate dell'anno che si è concluso. Questo rende moltissimo l'idea, poi al di là del fatto che la produzione sia anche diversificata, eh, molti produttori orafi aretini anche intelligentemente, si sono rivolti, hanno studiato e hanno cominciato a lavorare metalli meno nobili come l'argento, il bronzo e anche metalli per carità innovativi. Però la produzione di oro lavorato è il primo indice di quanto di fatto si sono effettivamente ristrette le esportazioni e la produzione. In loco, nel nostro territorio, appunto di materia prima. Ecco, leggo dal sito ufficiale dell'Osservatorio nazionale Distretti Italiani quelli che sono i punti di forza del distretto orafo aretino, elevato livello di qualità della produzione, flessibilità produttiva, expertise, know-how e competenze diffuse, esistenza di una filiera completa e un sistema territoriale portatore di competenze consolidate come storia e cultura. Tosi, è una descrizione fedele questa e soprattutto qual è l'elemento che differenzia Arezzo da Vicenza? Mm, Arezzo, mm, eh, l'ora Faretino, eh, le caratteristiche storiche, le peculiarità, il modo di lavorare, il modo anche di approcciarsi alla clientela, se vogliamo, la grande flessibilità che è stata patrimonio storico anche della vera produzione artigianale della piccola impresa Ora Faretino sta facendo la differenza. Non è un caso, infatti, che, come diceva lei. Poc'anzi si registrano anche delle differenze fra quella che è la risposta che gli imprenditori orafi, orafi argentieri e aretini rispetto a quelli vicentini o di altri distretti, quello di Valenza Po, Alessandria oppure quello di Torre del Greco, hanno dato alla crisi economica. L'elasticità, la flessibilità, il modo di rispondere anche dinamico che molte imprese orafi hanno avuto in questo periodo hanno fatto la differenza e secondo me hanno anche permesso di arginare una crisi che, comunque, come si diceva in apertura, è di portata molto più ampia. In definitiva credo che eh, Laura Faretino, il suo dinamismo, la sua elasticità, la sua flessibilità, il suo modo anche di rispondere in maniera diversificata a, che, a quelli che sono gli ostacoli, le, le difficoltà messe dal mercato esterno hanno fatto un po' la differenza, però purtroppo non sono sufficienti per eh, come dire, dare risposte complete alla gestione di questa crisi, questo è ovvio. Ecco, abbiamo elencato prima quelli che sono i punti di forza, potete aiutarmi invece ad individuare delle criticità? Presidente, Ma io credo che in questo momento le criticità derivino da una situazione comune eh, dettata dalla crisi che è così strutturata e così, così imponente, non ce l'aspettavamo neanche noi. Eh, Credo che valga la pena però sottolineare il fatto che mh, di negatività se ne stanno abbandonando tante. La prima è quella di non considerarci più un insieme di singole aziende ma veramente un comparto. Questa forse era la nota più dolente del comparto raffaretino, non considerarsi come tale. Quindi mh, credo che ecco, mh, queste situazioni ci abbiano aiutato anche a riconoscerci come, come comparto e a stringerci in una voce sola tant'è che è nata la consulta da due anni, eh, che è appunto la, la consulta dei produttori orafi, racchiude un po' eh, tutte e quattro le associazioni che rappresentano a livello territoriale eh, gli orafi e quindi si, esce, si riesce ad avere un peso specifico diverso, una voce sola e degli intenti che ci, che ci supportano in queste dinamiche, che sia per la sicurezza ma anche per, come diceva prima eh, Tosi, per, per sostenere le nostre aziende e la nostra produttività in un momento così difficile. Ecco, tra le criticità, eh, leggo la modifica dell'atteggiamento dei consumatori, soprattutto quelli italiani, nei confronti del gioiello, con la migrazione verso prodotti sostitutivi sostenuti da importanti azioni di comunicazione. Basti pensare a cellulari, viaggi. È così? Avete riscontrato anche voi questa, questo evento? Eh, sì, a mio avviso c'è un aspetto molto importante, intrinseco, legato alla, alle caratteristiche di commercializzare oggetti preziosi e poi in un contesto più ampio anche a quello dei competitor in termini di consumi rappresentati da viaggi, da telefonia, da contratti mensili prepagati e quant'altro. Un fatto registrato negli ultimi due o tre anni con l'aggravarsi della crisi è anche l'accorciarsi del ciclo di vita del gioiello. Eh, se negli anni anche 80 e 90 si acquistava un gioiello perché questo doveva durare per tutta quanta la vita, quindi era un gioiello da valore intrinseco anche consistente e importante, il ciclo di vita con la, il modo diverso anche di consumare da parte dell'utente di questo tipo di oggetti si è, si è accorciato moltissimo. Un gioiello molto spesso, oggi, un oggetto prezioso da indossare si acquista e dopo pochi mesi, il ciclo anche addirittura di una stagione, è un gioiello che va a finire nel cassetto. Questo è dovuto anche alle caratteristiche dei metalli, dei materiali che vengono impiegati, utilizzati adesso nella lavorazione, sono sempre meno metalli e materiali nobili. Abbiamo detto in apertura del quantitativo, no? 200, dalle 200 tonnellate alle 50 tonnellate attuali di consumi, questo è legato anche al ricorso a materiali meno pregiati che comportano appunto un ciclo di vita più breve. Si regala un gioiello nel mese di maggio-giugno per un anniversario e poi questo sicuramente non verrà spesso, purtroppo succede che non verrà più indossato magari con l'inverno. E poi la concorrenza quella eh, più preoccupante, più importante, l'uso frequente, basta vedere la, la massiccia pubblicità che viene fatta anche sui network e sulle emittenti nazionali per la telefonia mobile, porta l'utente a dirottare una serie di spese per consumi individuali che prima erano orientati anche a beni di lusso, adesso in beni diversi, legati più alla comunicazione per carità, ma anche a, se vogliamo, a modelli e stili di vita che appunto comportano il ricorso a telefonia, eh, contratti mensili per la televisione a pagamento e così via. Ecco quanto influisce invece la crescita della concorrenza internazionale da parte di paesi in via di sviluppo. In maniera pesantissima, purtroppo, mh, quella che una volta era una domanda legata principalmente a mh, eh, prodotti nei quali spiccava il Made in Italy, nei quali parliamoci chiaro, ad Arezzo eravamo molto più bravi di altri distretti e di altre nazioni nel realizzare pezzi unici o comunque pezzi particolari, per quello che riguarda appunto sempre gli oggetti preziosi. Adesso se vogliamo la produzione standardizzata si è un po' trasferita all'estero. Eh, L'artigiano ha sempre spazio di manovra laddove riesce a portare idee innovative, laddove queste idee innovative durano e dimostrano un differenziale di vantaggio duraturo, perlomeno per alcune stagioni. Ma laddove la produzione è quella diciamo storica, standardizzata, l'esempio classico è per due tipi di lavorazione che hanno fatto la storia della produzione ora faretina, la cosiddetta catena e i prodotti stampati. Ecco questi, sono diventati, questi due settori dell'oreficeria sono diventati appannaggio prima ancora di paesi come la Turchia e adesso sono primato dei paesi in via di sviluppo, la Cina in primis. Ecco Bondi, Le chiedo invece la formula imprenditoriale tradizionale del, dell'Aretino per quanto riguarda eh, il distretto Orafor, ovvero le piccole imprese familiari poco inclini all'introduzione di manager esterni, come può essere letta? Eh, un elemento positivo o va inserita all'interno delle criticità? No, io credo che invece sia un valore aggiunto per sostenere diciamo, il, il periodo. La nostra è stata una storia che nel tempo ha segnato un'evoluzione, un, in questi termini, eh, siamo partiti come eh, un comparto formato da tante piccole aziende che ruotavano intorno alla grande azienda, la prima azienda che è nata nel nostro territorio, era una R, mh, che ha creato una miriade di piccole aziende. Dopodiché si è passati in un periodo tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, a, a cercare di concretizzare delle aziende importanti che avessero, e questo perché a livello internazionale c'erano i presupposti, cioè avevamo possibilità di essere leader nel settore a livello mondiale. Mh, e volevo segnalare un dato rispetto a quello che si diceva prima, mh, che poi rientra su questo argomento. La produzione mondiale di oreficeria è cresciuta nel 2010 eh, di una cifra eh, importante. Questo significa che la richiesta nel mondo di oreficeria c'è, purtroppo eh, siamo oggi eh, in un sistema dove i nostri competitori hanno più chance che noi a livello internazionale. Questo torna ad essere un problema rispetto a, a quello che si diceva prima, cioè la consistenza delle nostre aziende che ormai sono eh, frazionate in tante piccole aziende, può essere un problema eh, per quanto riguarda la possibilità di cogliere quelli che sono, secondo me, eh, i due elementi fondamentali per avere un po' di successo a livello internazionale, quindi l'internazionalizzazione in senso generale e l'innovazione tecnologica. Su questo fronte purtroppo non siamo supportati da un sistema di credito che ci possa aiutare, parlo soprattutto delle piccole aziende, ad avere queste opportunità. Prima di tornare all'argomento principale della nostra puntata, ovvero Distretti Orafi eh, Aretini e sicurezza, vediamo il primo contributo video di quest'oggi che eh, diciamo, riassume un po' la situazione del Distretto Orafo Aretino. Prego dalla regia. Il distretto industriale si configura come un sistema locale caratterizzato dalla compresenza attiva di una comunità di residenti e di un settore industriale trainante, costituito da un insieme di piccole imprese indipendenti e fra loro integrate, specializzate in fasi diverse di uno stesso processo produttivo. Istituiti con la legge nazionale 317 del 1991, i distretti industriali sono un caso di successo dell'economia che rappresenta un modello fondamentale per la promozione dello sviluppo locale. Tra questi rientrano anche i distretti orafi. La lavorazione dei metalli preziosi si è affermata come la specializzazione tipica della provincia di Arezzo e si è sviluppata soprattutto negli anni 70 ed 80 del secolo scorso. Punti di forza del distretto sono elevato livello di qualità e flessibilità della produzione, expertise, know-how e competenze diffuse, esistenza di una filiera completa che comprende, oltre alle aziende a monte e a valle del processo produttivo, una fiera del settore di fama internazionale, centri di formazione e di ricerca specializzati per il comparto della lavorazione dei metalli preziosi. Il distretto orafo della provincia di Arezzo è stato riconosciuto con delibera del Consiglio regionale della Toscana il 21 febbraio del 2000. La gamma della produzione oraforatina è molto variegata e comprende ad esempio monili di alta gioielleria in stile moderno ed antico, gioielli d'argento di tendenza, semi lavorati, complementi d'arredo ed incisioni. Ecco, torniamo in studio. Rivolgo a Bondi la domanda relativa a quelle che eh, sono le, le azioni che eh, sta eh, attuando la consulta per quanto riguarda la sicurezza delle aziende Orafe e Aretine. Come si sta muovendo? Ma noi ci stiamo muovendo all'interno di un tavolo, eh, che è appunto il tavolo per la sicurezza, coordinato dal signor Questore e voluto dal signor Prefetto. Eh, attraverso il quale eh, appunto è stato creato un dispositivo che in questi ultimi mesi credo sia stato un buon punto di partenza per il lavoro messo, messo in campo da tutte queste forze. Eh, chiaramente al tavolo sono presenti anche le istituzioni tipo l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza e, e, e gli istituti di vigilanza che sono l'altra parte della, della sicurezza eh, attiva nel territorio. Mm, noi stiamo lavorando, eh, anzi, abbiamo lavorato cercando di conoscere quanto più possibile il nostro territorio e la realtà orafa che vi insiste. Quindi, abbiamo cercato di mappare nel territorio dove sono ubicate tutte le aziende, abbiamo circoscritto delle aree, eh, 15 per l'esattezza. E all'interno di queste abbiamo posizionato dei punti di riferimento eh, mobili che potessero servire da deterrente. Tutto questo perché? Perché da un'analisi fatta da, da chi è preposto a fare questo, appunto, e quindi le istituzioni preposte, abbiamo visto che il fattore tempo è sempre quello che eh, torna sempre più utile a scongiurare che venga consumato un furto presso le nostre aziende. Quindi abbiamo cercato quanto più possibile di dislocare nel territorio quanto, quante più eh, auto con eh, delle guardie giurate a bordo affinché si potessero muovere all'interno dell'area che avevamo prestabilito in tempi molto rapidi, si parla di 5-6 minuti. Questo secondo me è stato il primo passo verso eh, così, la comprensione di quello che stava accadendo. Tant'è che, se avete notato, negli ultimi 6-7 mesi si parla quasi esclusivamente di tentativi di furto. Eh, questo perché appunto una volta eh, saltato l'allarme eh, c'è un pronto intervento che riesce a mettere in fuga eh, i malviventi. Dobbiamo progredire su questo fronte, stiamo lavorando per questo, cerchiamo di far sì che la nostra presenza imprenditoriale sia sempre più ehm, adeguata. Che sia sempre più formata e i nostri sistemi di allarme siano comunque efficienti, sia dal punto di vista dell'efficienza eh, pratica, quella che devono fare mh, quando sono eh, perfettamente efficaci, ma anche cercando di innovarci, di trovare eh, nuove tecnologie che possano superare eh, la possibilità di, di essere manomessi, di essere oscurati, di essere appunto intercettati. Ecco, prendo spunto dal suo discorso, cosa manca per progredire anche a livello tecnologico? Ma, eh, diciamo che manca poco, nel senso che eh, vorrei anche qui eh, sfatare un, un luogo comune che, dice che vorrebbe dire che gli orafi non sono adeguatamente supportati da tecnologie in grado di eh, dare un tempo utile la possibilità di intervenire. Mm, le nostre aziende, bene o male, sono tutte allarmate, sono tutte o quasi con dispositivi eh, di ultima generazione. Mm, purtroppo abbiamo visto che, nonostante tutto, tutto ciò, eh, le, alcune aziende, tra le più strutturate della, della, del nostro comparto, hanno avuto dei danni seri con degli attacchi che hanno così, delle, delle peculiarità da, da, assolutamente imprevedibili. Quindi mh, che cosa manca? Manca semplicemente di trovare qualcosa di innovativo, di veramente innovativo, che possa spiazzare eh, chi eh, è cresciuto dall'altra parte della barricata con l'evoluzione tecnologica. Perché eh, sappiamo benissimo che noi possiamo eh, trovare qualsiasi dispositivo in grado di eh, proteggere la nostra azienda, dall'altra parte ci sarà sempre qualcuno che riesce a trovare l'antidoto per riuscire a... A, a, a disattivare quello che è stato fatto. Noi crediamo di aver preso anche qui una strada molto interessante, stiamo parlando in questi giorni, tanto la notizia l'abbiamo già data, quindi eh, stiamo parlando di adeguare i nostri sistemi attraverso un sistema satellitare che potrebbe essere, secondo quello che stiamo analizzando, un, un buon passo in avanti verso questa, verso questa tecnologia. Ecco, in occasione degli stati generali del comparto Orafo è stata realizzata una collana di 10.000 maglie lunga 1.300 metri per abbracciare simbolicamente l'intera città di Arezzo. Il messaggio è che solo uniti si può rispondere alla crisi economica appunto con innovazione e tecnologia, come dicevamo poco fa. Quale ruolo possono giocare invece le scuole, le nuove generazioni sul binomio tecnologia e innovazione? Cosa si investe sulla formazione? Se vuole rispondere lei. Sì, sì volentieri. Mm, eh, questo è un altro aspetto secondo me, a mio avviso un po' connaturato alle difficoltà che sta attraversando il settore, alla crisi del momento. In periodi di recessione o comunque di congiuntura si tende comunque da un punto di vista strategico e quindi anche di canalizzazione delle risorse, si tende a privilegiare tutte quelle iniziative che portano delle risposte nel breve nel brevissimo periodo. Da questo ne consegue che la formazione in questa fase viene percepita, perlomeno da un certo gruppo di imprenditori come un aspetto di rilevanza meno immediata, meno importante, quindi strategicamente, strategicamente meno incisivo. Questo potrebbe alla fine risultare un errore, eh, mh, significherebbe distogliere l'attenzione da strategie, da dinamiche importanti nel lungo periodo, privilegiando semplicemente aspetti con valenza e di natura immediata. Da questo punto di vista, ehm, eh, è importante comunque sia la ricerca che gli imprenditori continuano a fare all'interno della loro azienda. Non dimentichiamoci che proprio in questo periodo, in queste settimane, all'interno del PIUS, l'amministrazione locale, insieme anche con le associazioni e le altre istituzioni, sta perfezionando un progetto ambizioso, appunto nato come la cosiddetta palazzina dell'Oreficeria della Ricerca per la Moda, la cosiddetta Golden Fashion Building, che all'interno della Caserma Cadorna, della ex area della Caserma Cadorna, eh, presuppone la destinazione di uso di una delle tre ex palazzine appunto della caserma alla ricerca e l'alta formazione. Del comparto della moda e dell'orificeria. Questo dovrebbe rappresentare, sempre però purtroppo con valenza non immediata ma che ricade negli anni a venire, per le imprese che ci auguriamo tutti quanti rimarranno sempre attive nel mercato, dovrebbe rappresentare un, un interlocutore, un riferimento importante per andare a ricercare nuovi modelli, nuove collane, nuove collezioni da proporre ai clienti che continueranno a venire, speriamo. Ecco. Una recente pubblicazione curata da Tiziana Nocentini dal titolo Il distretto Orafo della provincia di Arezzo, nascita ed evoluzione, edito dalla provincia di Arezzo, ricostruisce la storia del settore orafo fino agli anni 70, sottolineando il ruolo fondamentale sostituito dalla provincia con le infrastrutture, dal comune con la realizzazione della zona industriale di San Zeno e dalla Camera di Commercio con il premio Qualità e la Banca Popolare. Dell'Etruria con il prestito d'uso. Ecco oggi come va riconfigurata questa unità d'utenti sia nei confronti della crisi del comparto sia per quanto riguarda il tema della sicurezza. Non so se chi, chi vuole rispondere prego. Io credo che oggi, alla luce anche di quello che sta accadendo, eh, credo che da rivedere ci sarebbero un bel po' di cose. Primo. Parto dall'ultima, l'istituzione eh, del prestito d'uso. Eh, oggi paradossalmente, questo aiuto enorme che ha, negli anni '80 è stato intuito soprattutto da Banca Etruria, eh, che poi ha, ha fatto seguito, al, al quale ha fatto seguito poi tutto il sistema, eh, questa forma di aiuto alle aziende tramite il prestito d'uso è diventato un boomerang che in questi giorni sta soffocando letteralmente le aziende che hanno ancora in mano del metallo, perché il, il valore del prezzo del metallo oggi intorno a 42-43 euro, eh, il tasso di interesse applicato che si aggira da un 7 anche a un 9-9-15%, fanno sì che eh, questo strumento sia assolutamente non più idoneo a sostenere un'azienda, anzi l'azienda lavora quasi esclusivamente per, per pagare gli interessi del prestito d'uso. Per quanto riguarda invece l'urbanizzazione, che negli anni 60 ha trovato appunto eh, nello strumento urbanistico una, una, un, un aiuto importante per quanto riguarda gli orafi di quel tempo, oggi eh, parlando appunto di sicurezza ci trovano un attimino ehm, penalizzati perché la facoltà di... Eh, creare delle aziende a macchia di leopardo, così come è stato fatto, e anche in posti male assistiti da un punto di vista eh, prettamente di sicurezza, io credo che andrebbe rivisto. Chiaro che siamo in un momento di recessione importante, non, non è pensabile avere eh, a disposizione chissà quale eh, strumento di aiuto dal punto di vista economico per trasferire le aziende, ma credo che sarebbe molto, ma molto interessante riconvertire delle aree che nel nostro territorio esistono e ci sono eh, ex produttive che eh, secondo me potrebbero essere molto ma molto interessanti per creare dei piccoli distretti all'interno dei quali ci si potrebbe trovare sia economia di scala sia la possibilità di concentrare l'attenzione del, del territorio sia eh, dal punto di vista della sicurezza concentrare ancora di più la facoltà di, di essere protetti. Ecco tutto qui. Adesso, eh, con il contributo della regia, andiamo a vedere il secondo servizio. All'interno di una puntata dedicata alla realtà delle aziende orafe e aretine, siamo in compagnia di Giancarlo Beligna, al quale chiedo con chi si assicura solitamente un'azienda orafa. Premesso che esistono due forme con le quali ci possiamo assicurare. La prima è quella tradizionale, attraverso gli agenti di assicurazione. L'altra è attraverso i broker che sono dei consulenti di assicurazione i quali ricevendo un mandato da parte delle aziende eh, trattano con gli assicuratori le condizioni migliori che riescono ad ottenere. Diciamo che ci sono tre mercati importanti, il mercato per gli OLAF, il mercato eh, italiano, il mercato tedesco e il mercato inglese. Nonostante tutto, sono pochi comunque gli assicuratori che trattano questo settore, poiché è un settore ad altissimo rischio. È un settore che purtroppo ha dato più passività che attività agli assicuratori. Tuttavia, eh, c'è anche da dire che le, le, le compagnie assicuratrici eh, negli ultimi anni hanno dato delle condizioni contrattuali diciamo congrue per l'attività la, 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 svolta dagli assicuratori, in quanto. Sono riusciti a dare delle, delle polizze che eh, ehm, coprono mh, rischi eh, per i quali gli Orafi sono normalmente eh, attaccati. I rischi maggiormente li conosciamo: sono i furti, le rapine. E quindi queste polizze, contrariamente a quello che veniva fatto in passato, sono polizze fatte in maniera contraria, ovvero in passato venivano fatti dei contratti nei quali si mettevano in luce quelle che erano le garanzie prestate dall'assicuratore e quelle che erano le esclusioni. Ultimamente attraverso le polizze all-risk chiamate, queste eh, vengono tolte quelle che sono nel contratto, quelle che sono le garanzie, ma rimangono solo le esclusioni in pratica. Eh, una polizza eh, mette in evidenza solo quelle che sono le esclusioni contrattuali, eh, consentendo così anche a chi non mastica bene la materia assicurativa, consentendogli di capire se un evento dannoso che ha subito eh, è un evento coperto da assicurazione. Qual è il percorso assicurativo, come ci si comporta per la denuncia? Beh, la prima cosa che l'assicurato deve fare, che subisce un danno, è quella di chiamare immediatamente le autorità. Questo è per consentire alle stesse autorità di un intervento immediato e nella speranza che poi riescano anche ad, uh, uh, a trovare i, i malavitosi. Successivamente deve subito uh, avvertire il proprio assicuratore per, per aprire la pratica del sinistro e poi nei cinque giorni successivi deve quantificare il danno e mettere a disposizione degli assicuratori tutta quella documentazione che gli consente poi di quantificare appunto la, la, la perdita subita. Come si riesce a quantificare il danno? Beh, questo è abbastanza soggettivo, ma comunque di norma il danno come viene quantificato? Attraverso quella che è la differenza. Tra quello che io avevo e quello che mi è rimasto. In pratica, eh, io devo dimostrare all'assicuratore quelle che erano le mie eh, rimanenze precedenti il danno, fa attraverso una pesata, attraverso una, eh, quello che, che è rimasto, per differenza, viene fuori il, il sinistro. Ecco, in seguito ad un furto andato a buon fine, eh, ci possono essere anche dei risvolti a livello occupazionale già accaduto? Sì, un, un furto di per sé è un fatto, a partire dall'aspetto psicologico che è comunque devastante nella, nel comportamento, nella, nella psiche ovviamente di chi lo subisce, in questo caso appunto di un imprenditore. Il furto di per sé ha una serie di conseguenze che vanno oltre la mancanza di materia prima importantissime per la vita aziendale. Intanto eh, l'imprenditore ha preso un impegno con eh, una serie di clienti che abbiamo detto sono sempre più difficili da reperire nel mercato internazionale, quindi con il cliente americano degli Emirati o da dove, dove questo l'abbiamo trovato, deve far fronte a un impegno, a una consegna che ha un termine, una penale se e l'ordine non viene portato a termine. Non avendo più la materia prima in azienda, questo è, è quasi impossibile, è quasi difficile per l'imprenditore da, da esaudire. Aggiungiamo che con le difficoltà di approvvigionamento nel mercato, nei mercati tradizionali di materia prima, se io ho un furto in un'azienda di non lo so, 10 kg di oro è molto complicato e molto difficile procurarmeli in brevissimo tempo. Quindi la prima conseguenza si ha con i clienti, la seconda conseguenza importante si ha appunto con i dipendenti. Non sono infrequenti i casi di imprenditori che si sono trovati costretti a ricorrere a strumenti di emergenza e comunque strumenti che per carità vi sono spesso risorse come la mobilità o la cassa integrazione guadagni straordinaria, però sono stati costretti in mancanza di metallo, di materia prima da lavorare, anche a sospendere l'attività e l'impegno dei dipendenti, quindi provocando ripercussioni gravissime sia nella vita dell'azienda e quindi della famiglia dell'imprenditore, del titolare, ma anche in quella appunto delle famiglie dei dipendenti. Ecco, purtroppo siamo in chiusura, le chiedo bondi brevissimamente sulla tematica che abbiamo affrontato, ovvero di eh, aziende orafe e eh, sicurezza. Qual è il ruolo che l'associazione di categoria può giocare, in particolare CNA ma le associazioni di categoria giocano un ruolo da protagoniste, l'ho detto prima, mh, noi ci siamo eh, riuniti nella consulta per amplificare la rappresentatività che già un'associazione di categoria eh, di per sé fa. Eh, quindi l'unione secondo noi fa la forza e quindi tutti insieme possiamo riuscire a superare questo momento. Tutti insieme significa eh, lavorare insieme alle istituzioni che vorrei... Qui ringraziare perché comunque ci sono state molto vicine negli ultimi tempi e ci stanno dando delle ottime informazioni, delle possibilità appunto per crescere dal punto di vista imprenditoriale, anche a livello formativo. E io credo che questo sia quello che un territorio deve fare, cioè trovare le sinergie, le sinergie giuste perché si possano superare momenti così difficili. Io ringrazio i nostri ospiti per averci tenuto compagnia. Ringrazio Walter Bondi, presidente della Consulta dei produttori orafi aretini per CNA e ringrazio Nicola Tosi, responsabile del settore orafo per CNA. Ringrazio anche tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento ad una nuova puntata sempre con Città Nostra. Grazie.